Presidente, oggi è prima ideale pietra per l'ospedale Covid di Pescara. Sì, è un giorno importante per Pescara e per l'Abruzzo. Otteniamo dal governo 7 milioni, altri 3 milioni garantiti da una donazione di Banca d'Italia, che verranno dirottati tutti e 10 per realizzare il progetto dell'ospedale Covid di Pescara nella palazzina ex IVA, per le cosiddette palazzine rosse. Significa realizzare un reparto distinto e separato che permette maggiore sicurezza e maggiore controllo dell'infezione, e permette di lasciare in eredità questo investimento, a differenza di altri progetti che vengono fatti in padiglioni provvisori e temporanei e che poi debbano essere smontati. Invece il potenziamento che oggi realizziamo su questo ospedale, come quello fatto all'Aquila con il G8 e il Delta Medico, e in altri ospedali ci sono in corso altrettante ristrutturazioni, lasceranno in eredità alla sanità abruzzese reparti e nosocomi più moderni, più ampi, più attrezzati, con i quali potremo affrontare la lunga stagione della fuoriuscita dal virus e delle sue possibili ricadute. Oggi stesso si riuniscono i tecnici per far partire progettazione e affidamento. Tra 7-8 giorni avremo individuato il soggetto che farà la progettazione e la realizzazione, e pensiamo fra appunto 8-9 giorni di poter già aprire il cantiere, che nel giro di 2 settimane realizza i primi 20 posti letto e poi a seguire le successive fasi di completamento. Qui dentro la palazzina verranno ricavati, adesso vediamo quanti saranno alla fine nel dettaglio. Nell'ipotesi progettuale ci sono appunto una 70 di posti dedicati alla terapia infettiva e alla terapia, e parte di questi alla terapia intensiva, credo ampliabili anche fino a 98, e questo consente con una serie di altri reparti di avere un numero molto importante di posti a disposizione per combattere questa malattia. Presidente, lo diceva prima anche in conferenza stampa, continua la discesa di casi positivi, questa è una bella notizia. Sì, una bella notizia. Prima del dato di oggi avevamo calcolato che l'incidenza, che la media settimanale dell'ultima settimana era 58, la settimana precedente è stata superiore a 100, quindi avevamo quasi dimezzato. Ora 18 casi su 400 tamponi è circa il 5%, anche qui si è praticamente dimezzata l'incidenza, perché normalmente su 6-700 tamponi negli ultimi giorni ne avevamo tra i 60 e i 70, quindi intorno al 10% dei tamponi fatti avevano dato un risultato positivo. Quindi è un dato incoraggiante, vuol dire che siamo sulla strada buona, dobbiamo continuare a comportarci nella maniera corretta, a non mollare la presa, e più saremo capaci di tenere il punto in questi giorni, prima questa curva si abbasserà e magari speriamo appunto si possa presto azzerare. Oggi, come dire, festeggiamo e ringraziamo il primo lotto di produzione che qui a Pescara si è fatto da parte della FADER, di mascherine chirurgiche di ottimo livello. Parliamo appunto di un livello di mascherine adatte ai sanitari, e ai sanitari verranno prioritariamente e principalmente, almeno per il momento, distribuite, in attesa che anche qui la capacità di produzione con l'entrata a regime del macchinario possa crescere. Per ora siamo a 250.000 mascherine a settimana, nella prossima settimana dovrebbe raddoppiare e poi raddoppiare successivamente anche in quella dopo. Non appena questa produzione dovesse crescere in misura sufficiente e quando si deciderà di riaprire, inevitabilmente le categorie che torneranno a lavorare dovranno farlo e potranno farlo se avranno i dispositivi di protezione adeguati. Oggi avete parlato ufficialmente dell'avvio di una fase 2, cosa vuol dire? La fase 2 è quella fase in cui, finito diciamo il blocco generalizzato e molto ampio delle attività in tutta Italia, ci si interroga su quando sarà possibile ricominciare un po' alla volta ad aprire almeno alcune attività, quelle con un rischio di minore intensità, e quindi si sta studiando dentro i ministeri, con le regioni, con i comuni, quali siano queste attività e quindi in quali condizioni possano ricominciare a muoversi. Non so se sarà possibile farlo già dal 14 aprile, perché al momento abbiamo come data certa che fino al 13 aprile si resta nell'attuale condizione.
ed è in corso appunto intanto una riflessione che va fatta, però anche numeri alla mano ovviamente, per capire la circolazione del contagio, quanto è ancora diffusa e quanto sia pericoloso o meno riaprire a partire dal 14.